ed eravamo presenti in un'altra lista. Però, insomma, onestà vuole che questo vada riconosciuto. In questo documento, che poi oggi portato all'approvazione del Consiglio, io ho notato alcune cose. Ad esempio, vabbè, sulle manifestazioni estive, siete umili, vi accontentate di poco, siete ampiamente soddisfatti. Io credo che la disorganizzazione che c'è stata quest'anno non abbia precedenti. Poi, magari qualcuno non le ha vissute da vicino. Io per esperienza vengo sulla notte bianca, la vengo attivamente da vicino, in mezzo alle associazioni, ve lo posso raccontare tranquillamente. Ma se ad esempio un opuscolo dove sono i parcheggi e che c'è la navetta viene distribuito il giorno della manifestazione, mi dovete spiegare a che cosa serve se non a darlo a chi è già arrivato al centro storico di Guardamiglia. E quindi io mi soffermo solo su alcuni passaggi. Su questo vi chiedo soltanto umilmente un emendamento, perché non ci sono, ad esempio, numeri sui flussi turistici. Voi mandate che il turismo a quartiere si è incrementato. Quando si dicono queste cose andrebbero documentate. Allora, così ripeto umilmente, chiedo che nell'allegato A, dove si parla nel corso del 2010 sono stati realizzati eventi culturali e turistici, mi fermerei qui e toglierei che hanno avuto una grande risonanza per l'afflusso di pubblico e perché per la qualità dei prodotti offerti. Io veramente mi fermerei qui. Il sostegno alle associazioni, io vorrei capire che cosa si concretizza il sostegno alle associazioni quando lo scrive. Perché da fare dirlo genericamente, probabilmente non serve a nulla, così come il sostegno alle attività locali. Si enuncia e dopo però non si esplicita in nessun modo. E quindi, andando al piano degli investimenti, molte di queste opere che qui vengono elencate, in realtà sono ferme e non si sa esattamente per quale motivo. Cioè, l'amministrazione ci deve tornare sopra su tutte queste opere. Allora io credo che, così come voi avete chiesto all'opposizione, avete detto anche quando siete diventati maggioranza, che una commissione sui lavori pubblici, per esempio, sia il caso di istituirla, perché ci sono delle scelte sulle quali magari si possono avere delle idee anche diverse, ma sulle quali probabilmente si possono anche accogliere dei suggerimenti. Faccio l'esempio: voi avete parlato del docu di Santorini, di quest'opera che va progettata, che da quello che avete detto si tratta soltanto di realizzare un parcheggio. Allora, dice una comunità, io credo che l'opera sia anche da pensare e probabilmente confrontarsi su questo, non così, con dei suggerimenti che possono arrivare da chiunque, anche da chi ci vive, da chi ci opera. Quando voi parlate per esempio, sulla palestra di San Vincenzo, definire una diversa tipologia, io vorrei capire sostanzialmente che significa. Anche perché si corre il rischio di utilizzare 150.000 euro, cioè di lasciare fermi 150.000 euro su un'opera che va ancora decisa su come farla. E quando invece questo finanziamento può essere spostato su qualche cosa che è già pronto, il cui progetto è già pronto. E quindi credo che possa essere più utile da questo punto di vista. Perché se per esempio con 230.000 euro pensiamo di realizzare tutti i bagni pubblici a Guardia Greca, io credo che non ci realizziamo alcunché. C'è una scelta, ci saranno delle priorità, perché con 230.000 euro realizzare i bagni pubblici a partire da quello del Piano delle Mele per finire tutto quello del centro storico, io non credo che si possa realizzare alcunché, se non realizzarlo in un modo che probabilmente poi durerà il tempo di qualche notte. E su questo faccio una domanda al vice sindaco. Completamente il livello sportivo
bilancio, c'è scritto opera ferma in attesa del finanziamento. Quale finanziamento si riferisce? Posso interrompere? Mi puoi rispondere adesso, così non intervengo dopo. No, così non intervengo dopo su quel momento. Il piano sportivo di Mianello è così scritto in attesa di finanziamento perché rispecchia fedelmente quello che è il programma del 2010 approvato dalla passata amministrazione, che voleva realizzare un'opera che era principalmente spogliatoi, e aveva richiesto finanziamenti e si era chiesto finanziamenti la passata amministrazione. Cioè voi avete ripetuto in maniera acritica e pedissimo quello che la passata amministrazione ha fatto. No, questo non c'è nulla. Scusa, posso guardare. Questo è lo stato d'attuazione del programma. Il programma è stato approvato in base alle previsioni programmali del 2010, la previsione del bilancio 2010, quello è il programma. In cosa si fa la verifica dello stato d'attuazione? Attuazione previsto 100.000 euro per la struttura sportiva Anello, si è inteso il finanziamento perché la passata stazione aveva richiesto finanziamento. Cioè nella ricognizione dello stato di attuazione. Se c'era stato il finanziamento si diceva opera progettazione in corso, opera iniziale. Nella ricognizione voi non andate neppure a valutare, non mi sapete dire neppure in base a quale legge è stato chiesto. Questa è un'ottima ricognizione. Talmente che è un'ottima ricognizione, ripeto, che voi avete ripetuto solo quello che era il piano triennale 2. Quindi è tutto dire. È tutto dire. Anche qui una domanda, c'è scritto acquisizione di beni immobili, a un certo punto, sì, alla fine della variazione, l'ultimo lì, per 40.000 euro, a che cosa si riferisce? Nella variazione, l'ultimo lì. Se è possibile adesso, così è la somma di 40.000 euro riguardante il ripristino della rete fognante rotterdamiana che trova il corrispondente voto di entrata per il trasferimento dei capitali sani. Un'ultima cosa, anzi, due cose. E sulla raccolta differenziata, assessore, io credo che sia necessario fare maggiore controllo, perché purtroppo quello che succede, che soprattutto io lo vedo nel centro storico, si butta tutto in maniera differenziata. A prescindere dal sacchetto che si usa, che si utilizza, quindi non solo è necessaria una sensibilizzazione, ma che probabilmente avrà un effetto molto più in là nel tempo, ma credo che sia necessario anche un maggiore controllo, altrimenti non credo che decolli la raccolta differenziata. Nello stesso tempo penso che la raccolta differenziata non so efficace se poi non si rimischia, perché può darsi che qualcuno differenzia a casa e poi qualcun altro rimischia dopo, e del resto poi così diventerebbe tutto inutile. Un'ultima nota sulla questione dell'elettrodotto, sindaco. Il consiglio ha deliberato in un certo modo. Se la giunta prende la delibera tre giorni dopo in un senso diverso, senza informare neppure il consiglio, se non oggi quando noi chiediamo degli alimenti, credo che sia un atto illegittimo oltre che scorretto.